Dal menu principale di Outlook vai su File. Dalla vista Informazioni account scegli Aggiungi account. Nella finestra di dialogo Configurazione automatica account inserisci i parametri richiesti. Nel campo Nome digita il nome con cui verrà identificato l'account di posta. Su Indirizzo di posta elettronica indica l'indirizzo completo della casella che vuoi configurare. Se hai attivato la verifica in due passaggi, non puoi usare la password associata alla casella PEC, ma per motivi di sicurezza devi generarne una dedicata per l'utilizzo esclusivo della casella e dell'archivio PEC su un programma di posta. Per generare la password per il programma di posta, consulta la guida alla pagina generapassword.pec.it. Una volta generata, puoi digitarla nel campo indicato e poi confermarla. Vai su Avanti. Ci siamo. Attendi pochi secondi affinché il client rilevi le informazioni. Le informazioni sono state rilevate e tutti i parametri risultano configurati correttamente. Nella maggioranza dei casi, quando configuri una casella PEC su client, la procedura è automatica con i parametri corretti IMAP. Ti consiglio di non modificarli. Completa l'operazione cliccando Fine. La configurazione dell'account è avvenuta correttamente. Ti consiglio a questo punto di provare l'invio e la ricezione di una email di test. In caso di errore, ti invito a verificare i parametri di entrata e uscita. Per farlo, clicca sul menu File. Dal menu a tendina indicato, seleziona l'account Aruba appena configurato. Scegli Impostazioni account. Dalla schermata che appare, seleziona l'account Aruba e clicca su Cambia. E dalla schermata Impostazioni account POP e IMAP, verifica che su Server posta in arrivo sia impostato l'indirizzo imaps.pec.aruba.it e che su Server posta in uscita sia impostato l'indirizzo smtps.pec.aruba.it. Nel campo Nome utente si è inserito l'indirizzo di posta elettronica. Poi seleziona Altre impostazioni e dal tab Impostazioni avanzate controlla che il numero della porta della posta in entrata sia 993, che il numero della porta della posta in uscita sia 465 e che per entrambe sia abilitata la connessione sicura SSL. Dopo aver verificato ed eventualmente corretto i dati di configurazione, premi OK e poi Avanti. Attendi pochi secondi e poi clicca su Chiudi. Infine, chiudi la schermata dal pulsante Fine e poi clicca nuovamente su Chiudi. La configurazione è stata completata.